seguendo l'esempio della mia vita, ad esempio, da seguire la mia vita. Quindi, per esempio, qualsiasi campo di lavoro che loro affrontano, lì pensare meglio, non farsi distrarre da altre cose, di viaggi, di investimenti, passatempi, ma dedicarsi meglio al loro lavoro. Il suo motto era cercare difetti e trovare rimedi, un insegnamento trasmesso ai dipendenti più fidati insieme a tutti i segreti per ottenere una pasta di qualità eccellente. Attilio Mastromauro, il re della pasta made in Corato, è morto nella notte una settimana dopo aver spento 102 candeline. Il fondatore della Granoro ha gestito l'azienda di persona curandola fino all'ultimo. La morte avvenuta nella notte ha lasciato quasi increduli familiari e dipendenti, nonostante la veneranda età di Don Attilio, discendente di un'antica famiglia di industriali che produceva pasta fin dal 1930, Attilio Mastromauro fondò un nuovo pastificio tutto suo col marchio Granoro nel 1967, una tempra d'alti tempi, Don Attilio, come tutti lo chiamavano. Cura il layout dello stabilimento, ne articola gli impianti in orizzontale e li struttura in modo da contenerli in volumi compatti, in controtendenza con le impostazioni del tempo che li vuole a sviluppo verticale. Maestro dell'arte pastaia, profondo conoscitore dei processi produttivi, Attilio Mastromauro inventa e modifica i macchinari di produzione su proprie specifiche tecnologiche, segue direttamente la produzione, cura con particolare attenzione la qualità al fine di differenziare la sua pasta da tutte le altre, una cura per la qualità che l'ha contraddistinto sino alla fine.